Poi raga, benvenuti e bentornati in questo nuovo video, io sono Erbocci. Ragazzi, oggi siamo qui con il continuo dello scorso video. Come vi ho fatto vedere al volo ragazzi, siamo undicesimi al mondo e in top locale siamo ancora primi con più di 50 coppe di stacco dal secondo. Ragazzi, oggi proveremo a superare veramente il nostro record e a spaccare tutto, quindi siamo undicesimi al mondo, proveremo a entrare in top 10, ma proveremo addirittura a entrare anche in top 5 se non top 3. Sicuramente dropperemo, però la mentalità deve essere quella di provarci. Ragazzi, ora vado a cercare la partita subito senza perderci troppo in chiacchiere. Vi invito come sempre ragazzi a lasciare almeno 2000 like per questi contenuti e cercherò di giocare sempre di più e portarvene sempre di più. Adesso andiamo in partita. Ok ragazzi, prima partita trovata, siamo contro Cardlege. Aia raga, no, usa Mastino. Io devo subito mettere di pressione. No raga, c'ha Lapide. Usa Mastino con Lapide e Barbari. È tesissima ragazzi, è tesissima. Non lo so. Raga, io avrei voglia subito di attaccare col Gran Cavaliere, però non posso. Facciamo così, ragazzi. Facciamo così perché devo mettere ripressione. Lui al Mastino. Ecco, appunto. Oh, buono, però. Buono, raga, perché... Va bene, dai. Non po' cosa riusciamo a fare. No, raga, non gli tolgo gli sgherri. Non gli tolgo gli sgherri, ho già perso. Non gli tolgo gli sgherri. Ciao. Ah, no, aspetta, raga. L'ha sbagliato la Fireball. Oddio, forse riusciamo a difendere. Sì, a difendere ci siamo riusciti, ragazzi, perché ha sbagliato la Fireball, perché se no ce l'ha già fatta torre. Allora, dell'esilio dovremmo essere più o meno pari. L'ho sbagliato veramente la Fireball, raga. Cioè, come cazzo ha fatto a sbagliare la Fireball? Perché forse l'ha tirata troppo giù per avvicinarmi in moschettiera agli sgherri e ha esagerato. Allora, io regava. Ciao, sta cazzo di lapide, raga. Sta cazzo di lapide. Facciamo così, raga, devo mettere pressione. Contro il Mastino devo mettere pressione. Non posso. Ok, ha usato i barbari, quello che volevo. Ok. E adesso posso calare l'MK volendo. Sì, ciao, raga, tutti i barbari si sono splittati. Non ha senso calare MK, raga. Con tutti i barbari splittati. Raga, io dovrei calarlo davanti al moschettiere l'MK. Infatti lo devo fare, raga. Lo devo fare. Proviamo così. Ora mi fa il mega sgherro, cazzo, raga. Ho aspettato un po' a mettere quegli sgherri perché volevo che... Speravo che mettesse il mega sgherro prima di che io mettessi gli sgherri. Così non è stato, ragazzi. Quindi, torre di destra l'ho perso. Non so se forse lo devo mettere a destra la MK, ragazzi. Ero molto tentato, ho aspettato fino all'ultimo. Ho detto, vabbè, no, raga. Proviamo a sinistra. E non è andata bene. Comunque, raga, siamo 1-1. E... cazzo, raga, sta cazzo di mongolfiera. Ci dà la hit, ci dà la hit. Forse no. E ci dà la hit, ragazzi. Niente ragazzi, prima partita l'abbiamo persa come avete visto contro Card Legend che usa il Mastino. Potevo giocare meglio, però ragazzi è counter purtroppo, non un bel matchup e abbiamo perso. E abbiamo perso ragazzi, non fa niente, non fa niente. La prima l'abbiamo persa meno 33. Se perdiamo anche questa ragazzi, diciamo che una top 5 ce la scorderemo per sempre. Però ragazzi io cerco di concentrarmi al massimo e vediamo di vincere questa che... questa partita che verrà adesso, ragazzi. La trovata siamo contro Nuri. Partiamo subito con gli spaccamuro splittati, che è una cosa che spesso faccio quando li ho subito. Vediamo un po'. Quella a sinistra lo lascio entrare. Sì. Aia, raga. Devo fare l'MK. Bastava anche solo l'MK. Ha sprecato la Fireball, raga. Raga, ha sprecato la Fireball. Sgherri subito, subito, te prego. Ma c'ha il 2.6, ragazzi. Allora non credo che riusciremo a fare danni. Il 2.6 si difende senza problemi. Raga, lo sgherro va in torre. Piccoli danni, ma mi piace. Facciamo anche così perché ho usato il golem di ghiaccio. Scheletrini. Sì. Volevo zappare in predict, raga, però non ho voluto rischiare. Allora, rifaccio subito gli spaccamuro perché voglio vedere un attimo come difende. Tanto l'Elisir per i goblin al massimo. Ok, ecco, qua la situazione è già un po' peggio, raga. Devo fare anche il mio moschettiere. Non va a mettere il domatore, quindi meno male. Ok, dell'Elisir siamo... cioè, scusatemi, dell'Elisir siamo sotto. Ve lo dico tranquillamente, siamo sotto. Però di torri... nel senso, i danni siamo in vantaggio. Non devo prendere hit gratis dal domatore per vincere questo matchup, raga. E qua faccio così, raga. Ho usato la tronco per il moschettiere, faccio così, per forza. Ok, il cannone però prende il minatore, quindi deve mettere altro. Ok, golem di ghiaccio, perfetto, perfetto. Difficilissimo matchup, raga. Difficilissimo, però stiamo giocando bene. Allora, me la devo giocare con calma, raga. Non attaccare a caso. Andiamo di bandit di qua. Ho usato la tronco, raga. Per questo faccio gli spaccamuro. Aiaiai. Oh! Fireball, ok raga, ha messo la fireball per... ci ha dato due hit. Abbiamo preso troppi danni
cosa non buona, ragazzi. Zap and Predict potrei mettere. Oddio, raga, l'avevo messa, me l'ha messa tardi sta cazzo di wifi, raga. Avete visto, l'ho messa la Zap and Predict sugli scheletrini, ovviamente. Me l'ha messa tardi. Purtroppo non è stata proprio istantanea la zap sugli scheletrini, e quindi il bandit si è bloccato. Aia. Ok, non ha messo la tronca in predict. Ci prendiamo un altro due hit. Però lui deve difendere la bandit. Ok, potremmo anche fare gli spaccamuro. Vediamo un po'. No, raga, perché già sono sotto dell'Elisir. Cerchiamo di gestirci, ok. Ora che siamo a 10 posso fare gli spaccamuro, ragazzi. Schettiare dal fondo, ovviamente da sinistra, perché raga, da destra se no mi fa la fireball. Anche lui fa moschettiere. Vediamo se mette la fireball. Non mette la fireball. Raga, devo giocare così. E... ok, non va neanche a mettere il domatore. Ok, facciamo così, raga. Vediamo un po'. Buono. Zappiamo qua che prendiamo anche il cannone. Non ho preso un cazzo di scheletrini mortacci. Ho messo male gli spaccamuro. Che Cristo. Oddio, raga, però abbiamo fatto danni, Raga, abbiamo fatto danni ancora di... oh, raga, guardate il minatore. Perché il minatore sta targetando il gran cavaliere. Ok, 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 ok. Io non devo prendere danni. Ok, devo prendere la hit, ragazzi. Perché ha messo sta fireball, quindi mi prendo una hit. Però lui ha speso un bel po' di lesi, raga. Io potrei, diciamo, mettergli un bel po' di roba di qua e poi provare a fare danni con il bandit a sinistra. No, ok, raga, non è andato. Oh, rispaccamuro. Mortacci. Cazzo, raga, ho preso troppi danni. Quello che avevo detto all'inizio che non doveva succedere è successo, di prendere troppi danni. La partita è molto equilibrata, ragazzi. Però ho preso troppi danni. Vabbè, raga, non posso mettere un moschettiere, faccio le sgheri. Probabilmente ci tira la fireball ugualmente, infatti. Facciamo così. Adesso devo mettere l'MK, ragazzi. Ah, esatto, perché sapevo che metteva la tronco sui goblin. E infatti non ho messo i goblin, ma ho messo l'MK, raga. Buona giocata da parte nostra. È anche buona da parte sua, però un po' banale di mettere. Ok. No! Sei gran cavallo. Dai, vai, vai, dai. Togli quel cazzo di cannone. Oh, raga, lo spaccamuro a sinistra. Devo zappare il domatore, raga. 220 di vita. Aia, raga, porco. Sì. Vai, raga, dai, dai, dai. Non ho messo ovviamente gli spaccamuro a sinistra, perché se mi faceva il domatore non avevo il zip per difenderlo. Raga, bella vittoria. Non abbiamo giocato, abbiamo giocato quasi perfettamente. Non perfettamente, ma quasi. Sono contento così, raga. Ci siamo ripresi le 6790, quindicesimi al mondo. Raga, ora sono curioso di vedere se ne vinciamo. Siamo sempre primi in Italia. Sì, esatto. Se ne vinciamo una, sbalziamo in top 7, tipo, raga. Con una sola vittoria sbalziamo in top 7, raga. Una sola vittoria. Una sola vittoria. Andiamo tipo in top 7, top 8, raga. Quindi una vittoria dobbiamo riuscire a farla. Nello scorso video il nostro record era di ottava al mondo. Oh no, raga, Siro. Questo usa tre moschettieri. Usa tre moschettieri, ma è bravissimo. Perché usa tre moschettieri, magari Royal, Principe Nero. Nonostante io abbia l'MK, non è un bel matchup, raga. MK sarebbe il Gran Cavaliere, Mega Knight. Raga, niente. Ok. Devo fare i Goblin dal fondo. Allora, Sgherry sul bandit, vediamo un po'. Oh, aia, raga, subito così lui ci mette. Vabbè, ci fa due hit. Chiamo la fuori legge. Ok, buono che ho fatto entrare nel target della torre, l'arciere magico. Ho usato la zap, raga. Potrei anche fare subito miner spaccamuro. No, raga, c'ha l'MK. Ah, ok, perfetto, ho usato il principe nero. Guardate che deck, raga, torre bombardiere. Non ha l'MK, ho detto una stronzata, ragazzi. Non ha l'MK, raga, ho detto una stronzata, mi sono distratto. Cioè, non è che mi sono distratto, ma ho confuso il deck. Lui c'ha dei moschettieri con maiali royale, ma non ha gran cavaliere. Non ha gran cavaliere. Raga, mi sono preso un sacco di danni per... Madonna, raga, non avevo un cazzo di difesa, ho dovuto fare zap e goblin. Due la bandit dal fondo, noi lo facciamo dal ponte. Ok, vabbè, sì, golem di ghiaccio, ovviamente. Raga, qui devo fare un miner in difesa, perché l'MK... Raga... ho sbagliato la MK. Zappa, zappa, zappa. Ok. Oh, raga. Ah, zappa. Raga, perché non ha zappato subito? Andiamo subito di spaccamuro. Vediamo un po' come li difende. Uno entra, raga. Uno entra, ragazzi. Ottimo, 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 raga. Ecco. Ecco perché vi ho detto che ho sbagliato l'MK, ragazzi. Speravo che non succedesse questo, ma è successo. Il bandit in torre, vaffanculo. Ciao, raga, c'ha tre moschettieri anche lui. Qui devo fare minatori.
Facciamo anche gli spaccamuro. C'ha principe nero. Ok, ha usato golem di ghiaccio. Non so se riesce a mettere. Si riesce. Zappiamo. Ok, raga, bella zap. Uno è entrato. Però siamo molto sotto di Lisir. Ora non so se andrà a fare i maiali. Non credo. Infatti non metto i maiali. Raga, questo fa tre moschettieri dal fondo adesso. No, no. Ho messo il bandit. Ok, buono. Anche tre moschettieri. Sì, la torre gliel'ho presa, ragazzi, ma è un casino difendere adesso. È un casino difendere adesso. Allora, qui facciamo l'MK. Ragazzi, ho paura. Ecco. Ti prego. Ok, non ha preso. Ragazzi, l'arciere magico non ha preso la torre a sinistra. Zappiamo. Oddio, raga, bella zap. Vai. Ottimo. Raga, facciamo così. Non so se fa tempo a mettere mai il Royale. Togliamo il moschettieri. Ok, raga, abbiamo vinto. No, l'arciere magico, cazzo, no. No. Oddio. Raga, abbiamo vinto. Non avrei mai detto di riuscire a vincere contro questo. Perché pensavo di aver sbagliato il Gran Cavaliere, raga. Quando ho messo il Gran Cavaliere sul Golem di Ghiaccio e il Bandit, pensavo, raga, quarti al mondo. Quarti. Avevo detto che andavamo settimi e ottavi. Siamo andati quarti. Abbiamo superato, ragazzi, il record dello scorso video. Quarti al mondo. Oddio, raga, quarti. Siamo. Cioè, raga, se noi andiamo sul top globale, ci vediamo subito perché siamo quarti al mondo. Voglio portarvi top contenuti. Io provo ad andare, raga, terza al mondo. Però voi vi prego di spolliciare al massimo, raga. Spolliciate al massimo. Io ci provo, ma voi spolliciate al massimo, ragazzi. Andiamo a cercare sta partita, raga. Andiamo a cercare sta partita. Trovata, ragazzi, trovata. Siamo contro Mohamed Parsa, raga. È secondo al mondo lui. Come vedete, 6909. C'ha quasi 100 coppe più di noi. Ma in verità sta solo una posizione sopra di noi, ragazzi. Allora. Non usa. No, che cazzo usa, raga? Io non so cosa usa lui. Te prego, non mi dire golem con i bombarolo. Te prego, non mi dire golem. Pecca. Cosa? Oh, cazzo, ragazzi. Raga, devo far così. Cioè, c'è poco da fare, devo far così. Mi sembra. No, ma come principe nero? Sì, vabbè. Okay. Oh, raga, ha sbagliato le frecce. Ragazzi, ha sbagliato le frecce. Oddio, raga. Ha sbagliato le frecce. Andiamo di spaccamura. Aspettate un attimo. Lui c'ha il bombarolo. Però se noi facciamo così, non lo so, raga. Uno entra, forse uno entra. No. Peccato, ragazzi. Lo sapevo che c'era il bombarolo. Allora, raga, adesso credo che potrei fare goblin dietro la torre. Dietro il bombarolo quando prende la torre. E facciamo anche il minatore. Raga, io mi baso sul fatto che ha già usato frecce il principe nero. Quindi voglio vedere un attimo cosa fate. E infatti, raga, ha fatto il pecca così. Bella giocata da parte nostra di fare così. Perché l'ho costretto a fare il pecca, raga. Siamo sotto di Elisir. Questo lo so. Però, ragazzi, lui c'ha un pecca in campo messo un po' alla cazzo, diciamo. Diciamo così. Allora, io, raga, sto cercando di concentrarmi al massimo mentre parlo. Quindi spero. Aia, raga, poco due. Devo zappare la cimitero, raga. Credo di aver messo una bella zappa al momento giusto. Direi proprio di sì, raga, bella zap. Ci ha fatto un po' di danni, raga, ma ha messo una bella zappa. E lui deve difendere un gran cavaliere o un moschettiere. Io farei così, raga. Perché io non. Cazzo, raga, fra tutte le carte che poteva avere, raga, la tornado. Oddio, raga. C'aveva resistito per le frecce. Ho detto oddio perché avevo messo quegli sgherri e lui aveva messo la mongolf. Te prego non hittare. Meno male, raga, facciamo subito così. Lui non ha molto resir. Raga, gli spaccamuro forse entra uno. No, purtroppo no. Speravo che il bombarolo non riusciva a prenderli entrambi. Invece no. Invece sì, l'ha preso entrambi, raga. Allora. Raga, devo giocare. Non devo sbagliare niente in questa partita. Non devo sbagliare niente. Ah, raga, ha fatto il pecca così. Devo fare il gran cavaliere. Cioè, per forza, raga. Devo fare il gran cavaliere per forza. Madonna, che cazzo sta tornato. Brucia le frecce. Ottimo, raga, ottimo. Allora, raga, il bombarolo non lo tolgo. Però guardate i danni che stanno arrivando. Ok, perfetto. Andiamo anche di spaccamuro. Devo. Aia, ti prego, minatore. Ok. Aia, raga. Ho vinto. Sono entrati di spaccamuro, raga. Ho vinto. Non ci credo. Ho vinto, raga. Oddio, siamo terzi al mondo adesso. Più 37. Raga, lui stava secondo al mondo. Se lui avesse vinto andava prima al mondo. Ma gliel'abbiamo messo in terzi al mondo, raga. Terzi al mondo, ragazzi. Terzi al mondo. Però adesso, aspettate un attimo.
Muhammad Barza, che l'abbiamo... raga, infatti l'abbiamo fatto andare 10 coppie su... Raga, sta solamente 10 coppie sopra di noi. Potremmo andare anche secondi al mondo se ne vinciamo un altro, raga. Io non voglio rischiare perché guardate quanto cazzo siamo alti, raga. Siamo più di 100 coppie di distacco dal secondo in Italia. Più di 100 coppie di distacco dal secondo in Italia. Siamo altissimi, raga. Non voglio rischiare. Quindi, ragazzi, io la lascio così. E io che vi devo dire, raga? Siamo terzi al mondo. Siamo terzi al mondo, però a 10 coppie dal secondo. Allora, io adesso resterei, prima di finire il video, aspetterei un po', perché se Muhammad Barz, che sarebbe il secondo, gioca e perde, noi andiamo secondi. Quindi, raga, non escludo questa cosa. Io non gioco, però potremmo andare secondi perché Muhammad Barz gioca e perde. Quindi, raga, non lo so. Se succede, ve lo farò vedere fra poco se andiamo secondi. E già siamo terzi, raga, contentissimo così. Io, raga, per questo contenuto vi chiedo di spolliciare al massimo, cercherò di... e impegnarmi sempre di più a restare sempre in top altissimo. Ovviamente, raga, stare sempre in top 3 mondiale è impossibile. È impossibile perché è inizio season. Quindi, raga, mi sono impegnato ad arrivarci adesso. Però starci durante la season fisso, raga, è impossibile stare in queste top. Soprattutto quei deck che uso io, raga. Io uso sempre deck fuori meta perché sono la mia specialità, usare questi deck un po' più... non i cycle. I cycle, raga, sono il top. Però i cycle non è proprio la mia specialità. La mia specialità, raga, sono gigante, gran cavaliere, sti deck qua, insomma, raga. Quindi, raga, vi chiedo almeno, come sempre, 2000 like per questo contenuto, ragazzi. Niente, ve l'ho detto, se riusciamo ad arrivare anche secondi, vi farò vedere fra poco e ci vediamo fra poco. Altrimenti, ragazzi, vi saluto qua. Oddio, raga, ve l'ho detto, ragazzi, siamo secondi al mondo, ve l'ho detto, raga, che poteva succedere. Ve l'ho detto, ragazzi, e adesso veramente possiamo chiudere il video qua. Io però, raga, vi chiedo più di 2000 like per questo contenuto, raga. Possiamo spaccare, possiamo arrivare a quante ne volete voi, ma sono sicuro che supereremo i 2000 like. Quindi, raga, spaccate sto tasto che non vi costa niente. Ragazzi, finalmente posso chiudere il video qua. Secondi al mondo e primo in Italia. Niente da dire, raga. Lascio a voi la parola. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.